Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Ultimate. Sono sempre Alex Scialla e siamo su Minecraft ragazzi. Come potete vedere ho l'inventario letteralmente vuoto. Nell'ultima puntata io vi ho chiesto se scegliere tra la Traumcraft e le api. Però io giustamente i vostri commenti ancora non li ho letti perché il giorno in cui sto registrando questo video il video voi ancora non l'avete visto. Perché ho deciso di fare una specie di piccola puntata speciale per voi che mi state seguendo. In questo momento siamo a 44, non siamo tantissimi, però io sono contento di questo. E ho deciso di fare questa piccola puntata speciale. Penso che alcuni di voi già hanno capito dove stiamo per andare. L'occhio dell'Ender. Cioè, stiamo per andare nell'Ender. Nell'Enderworld. Vediamo un po' dove ci porta sta cosa. Dove diamine è andata? Ciao. Ok. Si è fermata. Andiamo, vediamo un po' dove ci porta. Sì, ma non è che possiamo fare un metro ogni volta, dai. Su, portami. E vabbè. Ci arriveremo prima o poi? Non ne perdiamo troppe perché... Dove cavolo? Eccolo qui. Quello è un totem. Dai su, cadi. Allora, sicuramente è verso di là. Per cui ce ne andiamo un po' più avanti. E no, invece è dall'altra parte. Dai su, cadi. Grazie. Ci arriveremo? Comunque ragazzi, per fare queste qui c'è bisogno di un Ender Pearl. Cioè di un Ender Pearl. E di della Blaze Powder. Niente di particolare. Beh, se ce l'avete, sempre. Dove diamine? Ah, eccola lì. Praticamente questi occhi ci porteranno praticamente a dov'è il portale per andare nell'Ender. Stava facendo girare un po' a cazzo, però. Anche se andare nell'Ender sarà uno scherzo con l'armatura e con il braccio che ci ritroviamo, però. Dammi quest'altra e andiamo, continuiamo. Togliamoci questo da davanti. Buttiamone un'altra. Che cazzo? Ah ok, è un zombie che bussa. Andiamo un po' più avanti, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Si continua. Non ne voglio perdere troppe come già vi ho detto. Quella l'ho persa ormai. Cerchiamo di... No. Allora, andiamocene sopra gli alberi. Perché sennò sarà un po' un casino. Grazie. Continua il tuo viaggio. Mi sto facendo rincoglionire, mi sa. Allora ragazzi, facciamo una cosa. Ci arrivo e riprendo il video. A fra poco. Ok ragazzi, dovremmo essere vicini. La cosa mi indica di andare qui sotto. Beh, andiamo. Io già mi sono preparato il libro per poter tornare dopo indietro. Avete sentito rumori? Si sentono anche i mostriciattoli che si trovano lì vicino. E ancora più giù. Andiamo. Eccoci qui. Perfetto. Siamo arrivati. Uccidiamo questi. Perfetto, qui già c'è qualche Ender Pearl. Purtroppo, cazzo, sai che non ce la facciamo. Mi servirà qualcun'altra. Oppure sì. Ah no, per una, ma dai. Che sfiga assurda. Me ne manca una. E vabbè. Come potete vedere, qui è come ci si arriva al portale dell'Ender. Lì c'è una chest, vediamo un po'. Un Ender Pearl.
Ma se troviamo un blaze powder siamo pure più contenti, vero? Purtroppo no. Vediamo se in giro lo troviamo. Ma non credo di avere tutta questa... questo culo. No. Allora facciamo una cosa. Andiamo qui. Ci segniamo un attimo il coso. B. Portale. Ender. Perfetto. E io torno un attimo a casa e ci vediamo fra pochissimo. Eccoci di nuovo qua, ragazzi. Allora, scendiamo giù. E voilà, non cadiamo nella lava. Anche se alla fine non è che ci cambia tanto la vita. E voilà. Siamo finalmente pronti per entrare nel portale dell'Ender. Abbiamo tutto. Sì, quello che ci serve. Perfetto. Via. Andiamo a vedere un po'. Allora. Abbiamo il nostro bellissimo libro per tornare indietro, per cui problemi non ne abbiamo. Eccoci qui. Oh, calmo, un attimo. Cioè, nemmeno sono arrivato, dammi tempo. Che stronzo sta Ender Dragon. Comunque, come potete vedere, questo è l'Ender. Pieno di Enderman. Questo dovrebbe essere il boss finale. Ah, non rompere le scatole. Di Minecraft base, di Minecraft vanilla. Poi ce ne sono tanti altri. Non è l'unico. Allora, per poterlo uccidere bisogna rompere prima questi cosi, perché questi cosi gli ricaricano la vita, per cui non gli fate niente. Per poterlo distruggere cominciamo da qui. Cioè, diciamo che sia più un tutorial che un vero e proprio let's play in questo momento, perché alla fine, cioè, non mi fa assolutamente nulla. Dovete distruggere tutti questi cosi, in modo che lui non si può più ricaricare la vita. Vedete? Distruggendo questi cosi, lui non avrà più la possibilità di ricaricarsi la vita. Vedete, si è fatto anche male. Ah, perfetto, anche con questo lo possiamo colpire, perfetto. Di solito qui in Minecraft, nel base, si viene con arco e frecce, cioè completamente un altro genere. Diciamo che aggiungendo queste mod, lui cioè, ci si perde più il bello di ammazzarlo. Però ci sono tanti altri ancora da ammazzare. Nella tua light ci sono quelli lì. Mi sa che è un pochino alto il volume. Vediamo, controlliamo. Perché non lo so, lo sento alto nelle cuffie, no. Perfetto. Enderman che muoiono. Vedete, con questo qui potremmo fare anche una bellissima farm di enderperla. E con l'enderperla fare tante altre cose. Magari il ferro che ci può servire. E tante altre cose. Distruggiamo anche quello. Quanti ne saranno rimasti? Non ne ho idea. Non sapevo che c'erano anche i materiali nell'Ender. C'è carbone e lapislazzo qui adesso. Perfetto. Tutti distrutti? Guardate, questa sfizza non ci fa nulla. Cioè, non ci ha colpito in questa volta, però. Colpiscimi. Vedete, non ci fa assolutamente nulla. Noi lo distruggiamo in poche parole. Diciamo che è un pochino esagerato avere tutta questa roba quando vieni qui, perché ci perdi letteralmente lo sfizio. Vediamo se lo colpiamo invece a mano che cosa succede. Vabbè, lasciamo stare. Come potete vedere la sua vita scende. Io mi sto più divertendo a fare il tiro al bersaglio che altro. No, gli tolgo di più con la railgun. Vabbè. Beh, cioè, è fatto bene per essere un drago. Allora, vieni qui, vieni. Ehi, vieni qui, non scappare. Che sei quasi morto. Dai. Mori, 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 mori. Manca l'ultimo colpo ed è morto, ragazzi. Eh sì. Boom. Come potete vedere, sta per esplodere. Guardate che bella cosa. Tutti i piccoli pezzettini di esperienza che cadono. Enderman. Sparisci. Beh, guardate qui quanti livelli ci ha portato. Siamo a 60, 70, 72. Beh, un 77 di livelli. Perfetto, qui ce n'è ancora. 78. Questo, se non mi sbaglio, è per tornare indietro. Perfetto. Quello invece è il nostro, diciamo, trofeo. È il
No, 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 cazzo. Vieni qui. Ah, sì, è giusto, cazzo, non ho un pistone in questo momento. Allora, andiamo un attimo a casa. Ho un libro. Ditemi di sì. Yes. Perfetto, ci facciamo un libro qui. Torniamo un attimo a casa. Ci serve un pistone assolutamente. Dimmi che ce l'abbiamo da... E non lo devo fare. Piston. Eccoli qui. Perfetto. Una leva, una leva. Una leva, una leva, una leva. Ce l'abbiamo una leva, ti prego. Dimmi di sì. No. Non ce l'abbiamo. Dobbiamo fare una leva. Dammi uno stick. Grazie. Allora. Una leva. Facciamo veloce veloce una leva. E voilà. Questo qui che diamine è? No, tu non ci interessi. Sei tu che ci interessi. Togliamo un attimo questo del Nether. Perfetto. Andiamo di là. E questo è il libro del Nether. E non ci interessa. Questo è il mondo, è il libro per tornare indietro. Il nostro uovo è qui. Mettiamo il pistone in questa maniera. Questa è l'unica maniera per poterlo togliere. Voilà. E abbiamo il nostro uovo di Ender. Cioè dell'Ender Dragon. Che però purtroppo non ci potrà far spawnare come si chiama? Uovo. Cioè non un drago purtroppo. Però lo possiamo tenere come trofeo oppure come serve, se non mi sbaglio, come fiore per alcune abi. Le abi appunto dell'Ender. Che dovrebbe essere qui in giro, non lo so. Comunque, torniamo indietro. Però ce ne andiamo dal portale. E voilà. Da qui finisce Minecraft. Potrete continuare sì a giocare. Però per Minecraft questo è la cosa finale. Voi dovreste venire qui con arco e frecce. Nel Minecraft base sempre. Si intende questo. Con una bella armatura di diamante. E mettervi lì e cercare di ammazzarlo. Questo è quello che si fa nel Minecraft Vanilla. Però, come avete visto, non facendolo con le varie mod, non è successo, cioè, non ci voleva niente. Questi sono i vari titoli di coda che schiacciando X vi spariranno. Ritornerete al vostro spawn del letto e tutto tornerà normale. Potrete giocare di nuovo. Come se niente fosse. E io posso bloccarmi come se niente fosse qui sotto. Allora, adesso abbiamo il nostro bellissimo uovo dell'Ender. E sinceramente lo appoggerei da qualche bella parte. Vediamo un po'. Ah, giusto per essere la nostra bellezza. Lo potremmo mettere su un tavolino. Vediamo un po' che tavolini ci sono. Table. Nella cosa. Pure il tavolino della Towncraft non è male per mettercelo sopra. Sì, facciamo il tavolino della Towncraft. Chi se ne frega. Andiamo a prendere del legno. Perché non ho il coso appresso in questo momento. Dai, però. Allora. Ho posato tutti gli oggetti. Devo riprendermeli. Togliamo questo. E voilà. 1, 2, 3. E 1 e 2. Perfetto. Questo qua è il tavolino della Towncraft, diciamo. Io lo appoggerei. Anche qui, sì. Per il momento, poi decidete voi dove metterlo. E voilà, il nostro trofeo, l'uovo dell'Ender Dragon. Allora, ragazzi, vedo un secondo quanto ho registrato, ci vediamo fra pochissimo. Eccoci qua, ragazzi. Allora, visto che ho registrato 15 minuti, io devo togliere sta cosa, basta. Rompiti, rompiti. Visto che abbiamo registrato ben 15 minuti, cioè, non sono tantissimi rispetto al solito. Però, visto che io ancora non so la vostra scelta, qui stanno sempre funzionando, funziona tutta alla grande, andiamo a vedere giù. Ho
Visto che ancora non so la vostra scelta tra le api della Towncraft e le api o la Towncraft, ho deciso appunto di chiudere qui il video. Qui l'energia arriva a palate, la stessa cosa di qui. Ci abbiamo già 2 milioni super giù di energia. Qui tutto funziona. Qui siamo a già 75. Beh, ci vediamo nella prossima puntata, dove appunto io saprò cosa vorrete che io faccia e appunto continueremo su quello. Ciao a tutti ragazzi.